Eccoci tornati in diretta con il nostro Instant Focus. Instant Focus che ha un protagonista assoluto, ovvero Donald Trump, che lo avete visto e sentito, si è ricandidato per la terza volta alla presidenza degli Stati Uniti. Il discorso è durato parecchio, circa 68 minuti, e di questi 68 minuti ne ha spesi circa 60 per criticare l'amministrazione attuale, quella di Joe Biden, dal punto di vista politico e dal punto di vista economico. Ha utilizzato davvero parole pesanti Donald Trump, ha detto Biden ha distrutto l'economia americana. Naturalmente cercheremo di capire se queste accuse sono vere o meno, se l'amministrazione attuale si è mostrata all'altezza delle varie sfide economiche e finanziarie che hanno caratterizzato questo periodo molto difficile. Faremo quindi una sorta di fact checking del discorso di Donald Trump in un momento in cui però, lo ricordiamo, siamo ancora alle prese con i conti delle elezioni di midterm che hanno caratterizzato le ultime giornate, con una situazione che si è così delineata, ovvero la Camera che è passata in mani repubblicane, il Senato che invece insomma resta in mano democratica, un quadro che complica ancora di più lo scenario. Faremo questo approfondimento con il nostro Gian Ergas direttamente da New York, dagli Stati Uniti, che ci aiuterà proprio a capire meglio il discorso di Donald Trump punto per punto. Grazie Gian per essere qui con noi. Prego, un grandissimo piacere, un grandissimo onore, grazie. Ecco, la ricandidatura di Donald Trump ce l'aspettavamo perché insomma aveva annunciato che doveva dire qualcosa di importante intorno a metà novembre, e questo qualcosa puntualmente è arrivato. Ma appunto, al di là della notizia della sua ricandidatura, ci è parso particolarmente interessante andare un po' ad affrontare proprio le parole che ha utilizzato nei confronti di Biden. Parole molto dure, appunto, non solo per quanto riguarda la gestione politica, ma soprattutto quella economica. E io cito proprio parti del discorso. Ha detto Trump di Biden: è un leader capace di addormentarsi nel pieno di vertici internazionali mentre su paesi alleati cadono missili, ma soprattutto ha distrutto l'economia americana. Ecco, naturalmente sono parole già da campagne elettorali, ma al di là del dibattito e della verve politica, Gian, ti chiedo se ha ragione Trump in qualche modo, cioè se l'amministrazione Biden secondo te non si è dimostrata sufficientemente all'altezza per affrontare tutte le sfide politiche ed economiche che sono capitate in questi anni così difficili. Ma questi sono stati anni estremamente difficili, bisogna dirlo tanto per cominciare. Dunque non credo che l'amministrazione Biden potesse affrontare la situazione con la stessa serenità di un'amministrazione Trump. Ossia, detto ciò, bisogna anche ricordarsi effettivamente che fino al 2021 avevamo ancora qui una gestione trumpiana che tentava di risolvere certi problemi estremamente acuti, per esempio quello della pandemia. Ossia, lì veramente devo dire che Trump sì, ha fatto gli onori iniziali, dopo però ha preso dei grossi rischi col vaccino che nessun altro paese si sentiva di prendere, finanziando e dando emissioni di fondi veramente su scala notevole, tentando vari vaccini, e alla fine ha svoltato, come devo dire qui. Ovviamente questo ci è riuscito. Dunque, io credo che gran parte effettivamente di questo successo post-pandemico, quello che c'è stato dal punto di vista della pandemia, che era il problema scottante all'epoca, sia merito di Trump. Ossia, detto ciò, ossia, guardiamo cosa ha fatto l'amministrazione Biden. L'amministrazione Biden è partita con un programma che era semplicemente anti-Trump. Ossia, se uno diceva: qual è il vostro programma? Tutto ciò che Trump ha fatto è stato negativo. Allora, chiaramente ci furono anche i morti del 6 gennaio, che furono estremamente importanti, drammatici e gravi, questo bisogna dirlo, tentativo di sommossa negli Stati Uniti, questo è estremamente grave. Però uno va a guardare e dice esattamente cosa ha fatto Trump in quegli anni. Trump in quegli anni ha portato una liberalizzazione dell'economia americana, ha ridotto le aliquote fiscali, ha tolto i vincoli sulla produzione petrolifera, questo è estremamente importante, dunque ha fatto un rilancio. Cosa sta facendo Biden attualmente? Sta volendo imporre chiaramente sia un più pesante carico fiscale, questo è negativo, e questo adesso vedremo la Camera Repubblicana che non gli permetterà più di fare nulla. Ha speso una cifra enorme fiscale per stimolare l'economia che si è rivelata alla fine inflattiva, cioè questo è molto importante, questo è chiaro, dal punto di vista economico. Non ha voluto, diciamo, allentare pressioni sul settore petrolifero, dunque ci ha praticamente consegnati zampe e piedi legati
ai paesi petroliferi, ossia che a cui adesso noi dobbiamo andare a supplicare ulteriori rifornimenti, e lì Trump ha ragione. Però, per essere giusti, nei confronti di Biden era una situazione atipica, estremamente difficile da gestirsi e non aveva facili soluzioni perché si usciva da questa pandemia. Detto ciò, vorrei ricordare un altro fatto, che la pandemia sì c'è stata, però che c'era già una forte ripresa in atto negli Stati Uniti ancora prima del vaccino, perché le aziende si sentivano già, diciamo così, empowered a investire e a fare, diciamo, dei loro ripassi grazie a queste riforme fiscali che furono varate. Dunque, cosa vediamo in un Biden? Un Biden è un restauratore dell'ordine perverso, praticamente. Lui dice no, ritorniamo, uno, dal punto di vista politico, non più al movimento ma al partito. Due, dal punto di vista fiscale, andiamo a dare un sacco di botte ai più benestanti. Lui ha questo capro espiatorio che sono le società petrolifere. Questo sfortunatamente è capitato nel momento in cui c'è stata una stretta sull'energia. Dunque, lui cos'è anche dal punto di vista della politica estera? Un uomo che ha fatto un linkage molto forte, un legame molto forte tra politica estera e valori civili, diciamo, mentre Trump diceva io non guardo i valori in comune, guardo gli interessi in comune. Ha voluto rilanciare NATO. Sì, però in un momento estremamente difficile, dopo che Trump li aveva criticati per scarso investimento. Ossia, io trovo che Biden qui a questo punto debba rispondere chiaramente di molte lacune, ma quelle economiche sì, ma specialmente quelle politiche che sono state veramente gravi, certe cose che noi un po' questa amministrazione non ha capito e ci siamo trovati chiaramente, siamo passati direttamente, diciamo così, come si vuol dire, dalla padella alla brace. Io vedo anche Afghanistan. Ho visto anche gestione dei rapporti con i paesi medio orientali, vediamo come stanno gestendo la situazione ucraina attualmente. Allora, lì veramente c'è da ridire qualcosa. Io sono sorpreso che loro siano riusciti ad avere anche il Senato, non sorpreso sul Senato, ma sono sorpreso che abbiano ottenuto, diciamo, alle Camere, per altri motivi chiaramente non ricordi te. Dunque Sì. Sì, direi, Trump ha in fatto le effetti cose estremamente un positive, ma risultato, Biden. sì. Prego, ma No, Biden chiaramente, ossia ti politica dicevo estera. Gian, in effetti, cioè, rispetto alla situazione che si era prefigurata, i risultati delle elezioni di midterm ci hanno lasciato un po' sorpresi perché questa famosa ondata rossa che si prefigurava in realtà non si è verificata. Quindi mi chiedo e ti chiedo, forse sì, Biden ha commesso degli errori, però gli americani in realtà sono divisi, ecco, rispetto alla sua Esatto. amministrazione. Beh, è un paese assolutamente diviso, questo l'abbiamo detto più volte, è un paese spaccato in due, è un paese dove c'è il muro di Berlino. Ossia, qui siamo una guerra fredda interna in questo paese attualmente. Ossia, e non c'è riconciliazione tra i due lati, non c'è convergenza. Io non vedo più che ci sia questa grossa, diciamo così, dialettica tra repubblicani e democratici, come noi lavoriamo insieme across the aisles, io attraverso letteralmente qui il corridoio e vado a lavorare con te, facciamo cose insieme. Questo spirito non c'è più, qui ci sono due Americhe. Cos'è successo alle elezioni? Io mi aspettavo, dissi anche pubblicamente, che i democratici sarebbero ottenuti il Senato, e questo l'hanno fatto, ma mi aspettavo che invece di quelli che saranno forse 3, 4 seggi in più di maggioranza alla Camera dei Deputati, ne avrebbero forse 10 o 15, non una cosa schiacciante. Questo anche rifletteva, diciamo così, l'andamento normale delle elezioni americane midterm. Cos'è successo? È successo, sono stati due fattori. Il primo è che c'è stata la storia dell'aborto, questo è molto importante. Allora, qui chiaramente i democratici hanno sottovalutato l'impatto dell'aborto, in particolare tra le generazioni più giovani. Per quello che c'è stato, alla fine, negli ultimi giorni, ci fu un risveglio di entusiasmo per andare a votare da parte delle fasce più giovani, dove il fattore sociale a lungo termine contava di più per loro, che spesso non hanno famiglia, dunque forse risentono un po' meno dell'inflazione, del fattore economico, sebbene questo fosse molto importante. Chiaro. Due, i repubblicani hanno messo in lizza molti candidati che qui si chiamavano election deniers, ossia c'è una grossa differenza tra il repubblicano classico che dice io sto al gioco, chiaramente, e però rispetto anche all'altro, però rispetto anche alle elezioni, chiaramente, che abbiamo votato, e coloro che a questo punto si alzano dicono perché il risultato, l'ultima elezione presidenziale fu fasullo. Dunque Trump è veramente legittimo. Qui stiamo tornando alle paragoni, non so, confronti, tipo la Francia repubblicana, ossia tra gli orleanisti, mi pare che fosse, e Borboni, ossia chi furono i famosi legittimisti, ossia chi ha veramente di pretesa, politica e pretesa al trono. Loro dicono, loro legittimisti, dicono qui negli Stati Uniti il vero re, il presidente è Trump. Questo ha scocciato moltissime persone.
per cui c'è un senso molto forte anche del processo democratico. Quelli che poi dissero cose tipo: adesso questo Stato rimarrà repubblicano per sempre, sia chiaramente qui siamo in settore di colpo di Stato. Però io non so se queste abitaglie fossero così o sia gravi o no. Alcuni casi sì, alcuni casi no, però certo questo ha giocato un ruolo, ma ricordiamoci che i repubblicani hanno preso come numero assoluto di voti 5 milioni in più dei democratici. Questo è un paese che ancora attende molto conservatore, è un paese dove c'è un'impronta di Trump molto forte. Certo. Trump ha ridefinito la politica americana e l'ha spostata da partito a movimento, l'ha spostata da organizzazione stabile a mobilitazione delle masse, letteralmente ha fatto un'analisi marxiana estremamente intelligente quest'uomo della società americana, E tra pre Trump l'altro Jean chiaramente, ha detto anche proprio nel suo basato sulla discorso, classe. questa non è la mia campagna, è la nostra campagna a proposito di movimento. Anche quella è stata sicuramente una delle Our movement. frasi, ecco, sì, che ci siamo segnati. Ma our movement, perché poi chiaramente quello che ha fatto Trump è che è andato a cogliere nel serbatoio tradizionale dei repubblicani. Lui è andato a cogliere chiaramente quelli che non votano, quelli ai margini della società, chiaramente, ossia le periferie del mondo politico che prima non erano coinvolti. Ho detto: guardate, io sono il vostro alfiere. Farò, ossia, porterò avanti le vostre rivendicazioni, perché voi siete i grandi dimenticati della globalizzazione e lui ha vinto. Dunque, sono persone che prima non erano nel contesto politico, non votavano. Ricordiamoci: qui c'è un'affluenza alle urne presidenziali che raramente sfiora il 45%. Dunque, tu puoi essere eletto presidente degli Stati Uniti col 22% del voto totale su tutti gli aventi diritti al voto, e lui li ha fatti entrare nel sistema politico e ha detto: adesso io li difenderò, e questa base non si sposta. Questo non è un fatto ciclico. Quello che bisogna ricordarsi qui è che siamo passati da un momento politico in cui, diciamo, lo ciclo economico a breve termine può influire sulle scelte, a un momento politico dove diventano proprio delle barriere strutturali, perché nessuno crede che l'effetto della globalizzazione possa svanire da un giorno all'altro. Estremamente Chiaro. importante. Tutti dicono qui, per esempio: ma quelli appoggiati da Trump non hanno vinto. Lui ne ha appoggiati qualcosa di più di 200, la maggior parte ha vinto. Non hanno vinto in certe circoscrizioni anche per motivi, ossia così, di personalità, tipo Mike Mattis in Pennsylvania. Però ricordiamoci che le elezioni sono state veramente sul filo del rasoio, hanno dovuto contare e ricontare i voti, e qui chiaramente c'è un paese spaccato. Dunque adesso il Partito Repubblicano si definisce Trump e anti-Trump, e l'America si definisce in termini di Trump e anti-Trump. Dimmi come la pensi su Trump e ti dico chi E sei. ti dirò chi sei, Essere pro o esatto. contro Trump è Sì. come il segno del zodiaco. Eh sì, beh, è vero, interessante. Di che segno sei, trampiano o non trampiano? Io quando Assolutamente. Io sono cresciuto a Roma negli anni mesozoica, negli anni 60-70, da ragazzi. A un certo punto la prima domanda non era come ti chiami, era di: ma di che segno sei? Ci fu anche il famoso film. Io ero leone, dunque ero considerato un personaggio estroverso. Un mio amico, non so, era capricorno, era più introverso. Ossia, di che segno sei? È tutto lì. Noi ci definiamo in termini, io no, ma neanche si definiscono in termini di Trump e anti-Trump. Molto importante. E vedremo anche come va a finire con De Santis. E Che ci certo, sono no, le ali dopo rispetto al l'affrontiamo, partito. Jean, con la questione di Ron DeSantis, perché poi c'è stato un Molto importante. endorsement, c'è stato un endorsement particolarmente significativo, quello di Rupert Murdoch, che l'ha definito Ron the Future, quindi Sì. attenzione, ne parliamo dopo, perché io volevo prima tornare invece su un paio di considerazioni che hai fatto e che ritroviamo proprio all'interno del discorso di Trump, ovvero la valorizzazione delle minoranze e la questione della diplomazia internazionale. Senti che cosa ha detto Chiaro. Trump. Ecco, ha detto: con noi l'America ha vissuto un'età dell'oro, tutto andava bene per tutti, afroamericani, asiatici, latini compresi. Avevamo fatto grandi accordi, l'economia attraversava il suo momento storico migliore, niente inflazione, niente droga importata dal confine meridionale, la Cina, la Russia, la Corea del Nord ci rispettavano. Ecco, questa età dell'oro, questa narrazione che Trump fa di se stesso e della sua amministrazione, quanto esagerata e quanto corrisponde a verità, Jean?
Allora, ricordiamoci subito che qui c'era stata l'emarginazione di alcune minoranze, ed è vero assolutamente che quando ci fu questa ripresa Trump, che tutti dicevano era veramente la ripresa Obama posticipata, di cui lui si prese tutti i meriti, è vero che a quel punto ci fu una scarsità di manodopera e dunque molte di queste minoranze ebbero il loro ruolo, ossia poterono integrare anche, ossia, il mondo del lavoro in maniera più significativa, i loro stipendi reali sono aumentati. Questo è assolutamente vero. Assolutamente vero. Abbiamo visto per la prima volta una ripresa economica che non lasciava sulla strada, ossia sul marciapiede, grosse fette della popolazione. Questo è assolutamente vero. Passiamo a, dunque, ed è anche molto vero che il voto di queste minoranze per i repubblicani è molto aumentato. Per esempio, c'è una componente repubblicana tra quelli che chiamano i Latinos, che sono quelli normalmente in America Latina, che è fortissima perché Trump gioca molto sui valori familiari e c'è tutta una borghesia anche che sta tendendo verso Trump, ossia non sono maggioritari, questo è assolutamente vero, però ci sono e prima non c'erano. Dunque lui qui in questo intento ci è riuscito. Era questa epoca d'oro? Sì e no, da un lato chiaramente, ossia queste persone finalmente potevano lavorare di più, non è che percepissero gli stipendi enormi, però c'era l'ingresso nella cash economy di persone che, regolari, non come stile braccianti che lavorano una giornata, che prima non c'era. La questione della droga, che è la questione veramente dell'immigrazione, del controllo delle frontiere. Io non so con che faccia quest'uomo possa dirci che qui non entrava droga in questo paese, quando salivi in metropolitana e c'erano quelli chiaramente che erano sdraiati lì, che erano crollati per terra. Cioè, qui la droga c'era e come? Forse c'era di meno, certo che lui ha preso delle misure che hanno indotto tutto ciò che, ossia, era più difficile attraversare la frontiera. Cioè, questo è poco, ma sicuro. Ma io ho parlato anche con dei law enforcement experts, persone anche molto ben piazzate, mi hanno detto: senti John, qui la droga non entra con questi che attraversano la frontiera a vuoto, qui la droga entra per connivenze che ci sono per esempio tra trafficanti e doganieri, molto importante, c'era molta corruzione, e in più con barche, e in più con aerei. Dunque, questo è un discorso secondo me abbastanza secondario. La politica estera è estremamente interessante, perché Trump è un grande pragmatico. Io ho un mio medico curante che mi disse una volta: guarda, mi disse veramente, è uno sciagurato, però ci vuole uno sciagurato per trattare con gli altri sciagurati. E lì aveva ragione. Dice: non possiamo mandare una persona, un gran simpaticone, a trattare con certi personaggi. E lui questo lo ha saputo fare per un semplice motivo, che ha scisso completamente, ossia, l'aspetto, diciamo così, democratico Woodrow Wilson, porteremo la democrazia nel mondo, che è stata un'idea molto sciagurata, ha portato molto molti guai molto grossi, Certo. se non applicate in maniera corretta, a dire: ok, non sono i nostri valori in comune, dimentichiamocelo. Quali sono i nostri obiettivi in comune? Io passo da un sistema di alleanze fisse, tipo l'Entente, prima della prima guerra mondiale, a una specie di politica estera tipo Lego, dove metto le ruote, metto la porta, mi giostro la struttura. Allora tu, Arabia Saudita, degli interessi comuni con noi? Sì, benissimo. Io ti sto qui a fare la predica su come devi procedere sui diritti civili e così via. Tu, altro paese, anche tu ti vuoi sbarazzare di ISIS? Perfetto. Io non ti chiederò se tu ogni anno indici delle elezioni. Sì, molto semplice. Lì è stato molto bravo. Ed è stato bravissimo nel capire il Medio Oriente, è stato bravissimo nel capire che queste sono strutture completamente diverse. Bravissimo nel siglare i famosi accordi Abraham, che nessuno ci credeva, è stato bravissimo nel capire che il processo di riconciliazione tra Israele e paesi arabi era a prescindere dalla famosa questione palestinese. Non Chiaro. bravissimo. Ora, mia madre è del Cairo, io questi posti li conosco molto bene perché ci andavo anche in vacanza, ti posso tranquillamente assicurare che questa è la questione palestinese. Alla fine mi dissero: guarda, scusa l'espressione, non ce ne frega assolutamente nulla. Noi vogliamo fare una vita normale, vogliamo normalizzare i rapporti. Allora è arrivato Trump, l'ha capito, ci fu un cambio generazionale, ha agito. Come abbiamo visto con Biden, Nord Corea, sì, ha fatto bene, ha fatto male, però questa è la bomba lanciata. È stato il primo a sfidare la Cina, è stato il primo a capire che il discorso Cina non era un discorso economico ma un discorso politico, è stato il primo a capire che c'era una componente militare, è stato il primo a capire che questo discorso doveva essere, diciamo così, si è riportato a un livello politico summit e non a un discorso puramente di accordi e scambi commerciali e dazi. Lì è stato molto bravo.
lì ci hanno rispettati. Io conosco molti cinesi qui a New York che mi hanno detto: noi abbiamo bisogno di qualcuno come Trump in Cina. Per loro, il discorso democratico, non gli importa assolutamente nulla. Questo è un uomo con cui possiamo fare business. Alla fine, molto semplice in questi paesi. Come disse una volta, io conobbi anche l'ex grande politico israeliano, che era amico mio padre, sebbene mia madre fosse molto più di idee rivoluzionarie e nasseriste, amico di mio padre, era anche grande amico di mia madre. Una volta erano tutti a tè insieme, prendono un tè insieme a New York, e mia madre disse: ma senti, ma bella questa cosa che avete fatto, questa pace, questo accordo con Arafat, non sarà perfetto, ma avrete anche da voi delle rimostranze. Lui ha risposto, in inglese traduco: you make peace with your enemies and not with your friends. La pace la fai con i nemici e non con i tuoi amici. Secondo me lì veramente ci ha preso Trump. Ha detto a un certo punto, loro hanno visto Trump e hanno detto: this is a man I can do business with. Questo è qualcuno con Certo, cui con cui posso posso fare trattare, affari, fare certamente. affari, perché in questi paesi quello che conta non è se sei simpatico o no, il No, inglese l'ha no, detto bene, certo. E beh, è ma lo proprio: ma abbiamo sei visto una anche persona nel di discorso parola? di Xi Jinping, cioè a lui tra l'altro ha detto non mi interessa, è un discorso anche abbastanza cinico, la pace internazionale per un discorso umanitario, ma perché se c'è un conflitto l'economia patisce e quindi si rallenta anche l'avanzamento della Cina stessa. Quindi è un uomo, diciamo, che è molto orientato poi al risultato economico, al di là appunto di tutte le questioni democratiche o non democratiche, ecco. Assolutamente, diciamo che Trump è molto bravo in questo senso. Trump è molto bravo perché lui capisce doing business. Se uno può ricordare qualche volta. Noi abbiamo adesso un'amministrazione che è partita in quarta con i diritti civili, con portare la democrazia nel mondo, dove siamo finiti ad elemosinare praticamente il petrolio, in cui non si poteva produrre molto di più. Meno male che ci fu anche negli anni Trump. Ci fu un boom del shale, che siamo arrivati a 11 milioni di barili, perché se avessimo ascoltato tutti quelli dell'ambientalismo, tutti quelli della clean energy, qui andavamo tutti a piedi. Io oggi andavo a New York a piedi, ossia facendomi 30 km da Westchester, ossia chiaramente, ossia tipo un medioevo, questo è poco ma vero, ossia, e loro hanno detto: this is a man I can do business with, non me ne importa nulla, molto più pragmatico. Direi che Trump è praticamente un pragmatico più di stile europeo che americano. Lui ha ripreso da quello che hanno fatto i tedeschi, ha ripreso da quello che hanno fatto i francesi. You do business. Bravissimo Trump in un altro fatto, secondo me, che Biden non aveva capito che era la dipendenza europea dal gas russo. Ah sì, Questo è ebbè, bravissimo. certo. E lì è stato bravo. Dunque, io direi un Trump, chiaramente dal punto di vista politica estera, ha avuto dei successi, ha fatto finita con ISIS. Questo è poco ma sicuro, non se ne parla più, ritiro dalla Somalia, riduzione anche della presenza in Iraq, e ha capito che non ci possono più essere avventure. Ecco, Costui che già, abbiamo adesso, sì. prego, Gian, no, 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 prego. volevo ecco, appunto ampliare un attimo il discorso, poi tornando ecco, proprio anche ecco, ai potenziali rivali, lo abbiamo accennato prima, che dovrà affrontare, sì, perché naturalmente domina la scena Trump, soprattutto anche dal punto di vista estetico, il suo discorso, insomma, l'abbiamo visto poi nel contesto, nella sua residenza di Mar-a-Lago, circondato dalle bandiere americane, sempre un grande show quando parla, quando si esprime e naturalmente catalizza l'attenzione, però come accennato prima in realtà sembra non avere questa tornata il pieno supporto innanzitutto della sua famiglia, perché Ivanka ha detto io mi tolgo immediatamente dalla questione, vedremo se ci ripenserà oppure meno, e poi abbiamo detto anche un grande alleato come Rupert Murdoch che domina insomma l'impero dei media a partire naturalmente da Fox News, che è stato determinante poi per la salita di Trump al potere. Ecco, secondo te Trump, appunto, in queste presidenziali del 2024 che verranno, cosa deve temere di più? Un po' l'effetto sorpresa che si è affievolito, un po' gli avversari, appunto, a partire da Ron DeSantis che abbiamo citato prima? Ma io credo che DeSantis è veramente importante. Qualcuno scrisse qui cos'è DeSantis, è un Trump con un cervello, ossia chiaramente, ossia Trump with a brain. Questo è un commento veramente, diciamo, Eh sì. molto, molto sprezzante. Sì, lui deve temere un po' il DeSantis,
paradiso. Però ricordiamoci una cosa, io non credo che Trump possa vincere a questo punto, perché molti anche nel Partito Repubblicano dicono, sai, è troppo esagerato con certe così, patrocinare certi candidati, bisogna fare più attenzione e così via. Però ricordiamoci una grossa distinzione, innanzitutto, tra elezioni midterm e elezioni presidenziali. L'immobilizzazione delle masse avviene qui per le presidenziali, non avviene per le elezioni midterm. Normalmente l'affluenza midterm è molto scarsa, quest'anno è stata molto alta, ma quelle per le presidenziali è quella che conta. Dunque, c'è un Trump midterm e c'è un Trump presidenziale. Secondo punto, anche se poi Trump non dovesse vincere, c'era sempre la trumpiana all'interno del Partito Repubblicano e questi non scompaiono da un giorno all'altro. Allora, dunque, certe posizioni, per esempio, rimangono ferme. Io giusto un punto sulla questione Biden, che è molto interessante. Biden ha detto che Trump era un grande disgraziato con questi dati sulla Cina, però lui non li ha tolti. Dunque, secondo me, quest'uomo ormai deve anche avere un attimo di ritegno in questo confronto. Allora, io vorrei andare avanti. Dunque, io credo che Trump deve temere, uno, che continuano ad esserci questi negazionisti, così per dire, delle elezioni presidenziali, quelle ultime. Loro gli hanno fatto molto male. Due, che DeSantis effettivamente non lo scavalchi a destra. Questo è molto importante, che DeSantis non lo scavalchi a destra. E tre, secondo me, che non ci siano altri rivali all'interno del Partito Repubblicano. Io a questo punto tanti rivali non li vedo, francamente, ossia perché ci può essere una Liz Cheney, per esempio, però che lei è stata all'anti-Trump e praticamente è assimilata ai democratici, ossia un po' più conservatori. Adesso bisognerà vedere chi altro ci potrebbe essere. Ma ricordiamoci, c'è una ala destra del Partito Repubblicano che è molto forte e vediamo anche Kevin McCarthy, che adesso sarà lo speaker, ossia sì, al posto di Nancy Pelosi. Sì, che è la terza persona nella costruzione americana, ossia muore il presidente, incapacitato il vicepresidente, c'è costui, e lui deve già fare i conti con una destra molto forte. Ma ricordiamoci che il messaggio di Trump, ossia, io non dico che lo condivida, però è sempre un discorso conservatore, un discorso che con il numero di votanti è ancora in questo paese abbastanza maggioritario, ossia forse per poco, questo bisogna dirlo, e che lui dunque deve temere qualcuno che lo scavalchi. Cos'altro deve temere? Che ci siano queste inchieste che continueranno sul 6 gennaio, uno, e due, inchieste sulle sue dichiarazioni fiscali, anche questo è un discorso molto 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 importante, dunque che però impedirgli il passo. Io vedo Trump come un kingmaker, non vedo Trump come il king, tutto lì. Perfetto, ecco, Gian, arriviamo alle conclusioni, perché tu hai detto, ecco, che Trump non avrà tantissimi rivali, ma ne deve temere uno, appunto, soprattutto appunto questo Ron DeSantis che abbiamo citato più volte, governatore della Florida. Facciamo un gioco, io ti dico, aggiungiamo invece un rivale alla corsa alla Casa Bianca, immaginiamo che questo rivale si chiami Jean Ergas. Che cosa farebbe Jean Ergas, una misura in termini economici, politici, per convincere gli americani a votarti? Ma io direi che innanzitutto sia Jean Ergas farebbe una politica sociale che chiaramente si scosterebbe da quella trumpiana, perché lì noi veramente siamo andati su delle cose che veramente non avevano senso, estremamente demagogiche, e c'è un'America che cambia anche all'interno dei repubblicani. Due, chiaramente Jean Ergas non aumenterebbe le imposte, a questo punto questo mi sembra un'idea estremamente sciocca, perché già la maggior parte delle imposte viene pagata dai contribuenti più agiati, questo non te lo dice mai nessuno, chiaramente, se io sono assolutamente né di destra né di sinistra, sono più di centro, oppure sono pragmatico. Tre, direi che Jean Ergas sicuramente non andrebbe per il mondo proclamando la democrazia da tutte le parti, con i risultati che abbiamo visto finora, dunque una politica estera pragmatica. E quattro, Jean Ergas sarebbe libero spago, libera strada, diciamo, all'energia in questo paese, perché questa è una cosa importantissima, perché abbiamo visto che il problema dell'inflazione è prettamente collegato, diciamo, a questo prezzo energetico, alle restrizioni che vigono ancora su questa industria negli Stati Uniti e che tendono a far aumentare il prezzo dell'energia, e due, ci pongono in posizione di sottomissione per alcuni regimi che fanno di noi quel che vogliono, e una leva finanziaria su di noi che è enorme. Io mi sono personalmente ritenuto quasi non dico offeso, ma fui scioccato quando Biden andò in Arabia Saudita dopo aver vituperato questo governo. Ho avuto anche ragione, non sto facendo un giudizio, un value judgment qui, dire per favore aumentate la produzione di petrolio, e questo mi ha detto, sai che ti dico,
tipo ti do 1.000 barili al giorno, perché questo è lo schiaffo più grande che ci sia stato. Questo è un governo che non riesce a formare una coalizione internazionale per la guerra in Ucraina. I paesi emergenti non ci vogliono conoscere. La conferenza dei G20, secondo me, ne è uscita vincente la Cina, ossia, perché alla fine Biden cosa ha dovuto dire lui? Non preoccupate che la Cina non attacca Taiwan, ma io non ho mai visto un presidente di un paese come gli Stati Uniti che deve commentare le intenzioni bellicose del suo principale partner commerciale. Dunque qui bisogna ricominciare in maniera molto diversa. Chiaro. Bene, Gian, allora, il tuo programma elettorale ce l'abbiamo, ci ha convinto, almeno a me ha convinto. Adesso aspettiamo solo la tua discesa in campo, una dichiarazione appunto alla Donald Trump, dalla tua residenza circondato dalle bandiere non solo americane, ma anche io voglio quella italiana, quella egiziana, visto le tue origini, ecco, un melting pot che lo rappresenti proprio perfettamente. Ok, allora guarda, ti ringrazio. Grazie davvero a te, Gian, naturalmente per la simpatia, ma soprattutto per la competenza. Ti aspettiamo come sempre sulle fonti per commentare poi di volta in volta l'evoluzione della situazione, perché non siamo entrati nel merito, ma ovviamente bisognerà poi parlare anche dell'inflazione, delle prossime mosse della Fed e naturalmente anche del mercato del lavoro, che sta subendo negli Stati Uniti dei colpi assestati dalle big tech. È una tematica questa che dovremo assolutamente approfondire, con i licenziamenti, il piano di licenziamenti che è stato messo a punto da giganti, ecco, come Twitter, come Facebook e addirittura Amazon, perché anche Jeff Bezos in realtà non se la passa più bene come prima. Quindi ti aspettiamo per approfondire tutto questo. Grazie ancora, Gian Ergas. Grazie, a prestissimo. Bene, ringraziamo il nostro Gian Ergas in collegamento da New York, e noi adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo con la nostra mattinata sui mercati per continuare a commentare tutta l'attualità economica e finanziaria insieme.